qual è il più piccolino? L'ottavino è quello più piccolo. Sì, credo che sia un violino giocattolo. Poi c'è l'altro, piccolino. Questi violini li abbiamo presi all'età di 3 anni e mezzo. Li abbiamo presi appena abbiamo iniziato a fare violini. Questi sono stati i nostri primi violini. Vedi questa, questa e questa. E tutte le volte che per giocare lo facevamo cadere per terra o che ci scivolava. Lo buttavamo così per le scalinate, in questo modo. Se ci sentisse papà, non lo so che fare. Non mi ricordo quando è arrivato questo violino, però so che eravamo piccoline. Le prime cose che abbiamo suonato, questi lì. Questo qua. Questo è proprio il primo che ti dice il valore delle note, le stanghette spezza battute, le minime, le semiminime, le crome. E questo qua c'è da dire una cosa, perché questo qui è il mio violino, mio, personale. Lo adoro. L'abbiamo tenuto proprio tanto tempo. Prima del 4/4 si doveva aspettare un po' per vedere se poi noi volevamo far seriamente e o no. Perché ho fatto tutte le mie cose. I pianti trascorsi sopra. Per esempio quando studiavo non riuscivo a fare le cose. C'era un po' che... Lei si intristiva e piangeva. Che diceva, papà non mi vuole bene più perché non riesco a studiare, quindi... Cioè, no, capi pure perché a volte papà si arrabbiava perché comunque questo qua abbiamo tenuto fino a agosto, mo. Quindi fino a 10 anni e mezzo, fino a 10 anni. Cioè, se sbagliavamo papà a volte ci sgridava, solo poche volte, però sempre ci sgridava. E a noi ci dava fastidio, che a me mi dava fastidio che sgridava, allora piangevo perché le cose non le riuscivo a fare. Questi violini li ha fatti il maestro di Pagallo, in Cremona. È uno dei liutai più bravi di Cremona. Questo qua è un modello Guarnieri del Gesù. Questi due violini sono violini gemelli perché noi l'abbiamo chiesto i gemelli e sono stati fatti appositamente per noi, vuol dire che sono della stessa pianta, di una sola pianta e hanno fatto due.